Caserta andata e ritorno. È un viaggio singolare quello che Papa Francesco compie nella città campana a fine luglio. Un bagno di folla al sabato alla Reggia dopo un faccia a faccia con il clero locale e poi di nuovo in città il lunedì seguente per un importante incontro ecumenico intessuto di tanto affetto e zero formalità. Diversi per carisma ma uniti dallo spirito, potrebbe essere questo il filo rosso che lega gli eventi di questa doppia trasferta, che Papa Francesco inizia il pomeriggio del 26 luglio atterrando a Caserta poco prima delle 16 per poi immergersi subito in un colloquio con i sacerdoti della diocesi nella cappella palatina della Reggia. Due ore verso le 18 Papa Francesco esce dove la gente lo aspetta per salutarlo e stringerlo a sé. Il Papa cerca il contatto mentre si fa largo per raggiungere l'altare e celebrare la messa. Caserta è in festa, è il giorno di Sant'Anna, patrona della città, e la città attende dal Papa la speranza che lui indica in un piccolo libretto da cui non staccarsi mai. Avere il Vangelo a mano, avere il Vangelo nel comodino, avere il Vangelo nella borsa, avere il Vangelo in tasca e poi aprirlo un attimo e vedere la parola di Gesù. E il regno di Dio viene. Il contatto con la parola di Gesù è quello che ci avvicina al regno di Dio. Pensate bene, un Vangelo piccolo, a mano sempre, si apre per caso e si legge cosa dice Gesù. E Gesù è lì, eh? E lì, afferma, è la speranza che non delude mai dove c'è Gesù, perché lì si amano i fratelli, ci si impegna, dice, a salvaguardare la loro vita e la loro salute, anche rispettando l'ambiente e la natura. Ciò è particolarmente importante in questa vostra bella terra che richiede di essere tutelata e preservata. Richiede di avere il coraggio di dire no a ogni forma di corruzione e di illegalità. Tutti sappiamo il nome di queste forme di corruzione e di illegalità. Richiede a tutti di essere servitori della verità e di assumere in ogni situazione lo stile di vita del Vangelo che si manifesta nel dono di sé e nell'attenzione al povero e all'escluso. Lunedì 28 luglio è ancora a Caserta, ma è diverso il popolo che attende Papa Francesco. L'incontro avviene nella chiesa pentecostale della Riconciliazione. Qui lavora il pastore Giovanni Traettino, amico del Papa dai tempi di Buenos Aires e come lui impegnato da tanti anni per l'ecumenismo. L'amicizia tra i due contagia le 200 persone presenti. Carissimo Papa Francesco, amato fratello mio, la nostra gioia è grande per questa sua visita, quella mia personale intanto, quella della mia famiglia, quella dell'intera nostra comunità e della nostra famiglia spirituale, dei nostri ospiti, dei nostri amici. Un dono grande e inatteso, impensabile fino a poco tempo addietro. Papa Francesco ricambia con gioia l'onda di affetto che lo investe, chiede perdono per le leggi emanate nel passato contro i protestanti, non prima di aver ricordato la sorgente da cui nasce la capacità e la possibilità di dialogo tra confessioni diverse. Lo Spirito Santo fa la diversità nella Chiesa. E leggiamo la prima ai Corinzi, capitolo 12. Lui fa la diversità. E davvero, questa diversità è tanto ricca, tanto bella. Ma poi, dopo, lo stesso Spirito Santo fa l'unità. E così la Chiesa è una nella diversità. E per usare una parola bella di un evangelico che io amo tanto, una diversità riconciliata con lo Spirito Santo.